Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Come vi avevo anticipato settimana scorsa e come avrete sicuramente letto dal titolo, siamo qui con i prodotti high-end che ho apprezzato di più durante il 2021. Ci tengo a precisare che non si tratta di prodotti necessariamente usciti nel 2021, sono proprio quei prodotti che io ho utilizzato, riscoperto, di cui me ne sono innamorata comunque nel 2021. Come per il video dei prodotti low cost, anche qui partirei dalle sopracciglia e i due prodotti che ho amato di più nel 2021 sono questi due, ovvero la Precisely My Brow Pencil di Benefit in combo con il Brow Setter. Per quanto riguarda gli occhi, invece, assolutamente lo Shadow Insurance di Too Faced. Appare leggermente colorata, ma una volta che l'andate ad applicare diventa praticamente trasparente e trovo che comunque sia un ottimo primer, va a far attaccare per bene gli ombretti, li va ad esaltare, quindi top. Per quanto riguarda l'eyeliner, assolutamente questo di Anastasia. Non fatevi fregare dal pack, è un classico eyeliner nero. Come potete vedere è un classico eyeliner liquido con la punta in feltro. Mi piace un sacco perché è super nero, super opaco. Avendo il manico comunque così lungo e la punta super rigida, si riesce ad essere mega precisi. Per quanto riguarda gli ombretti, non ho portato paletti in particolare perché conoscete quali sono i miei brand preferiti. Comunque sono rimasti quelli, ovvero fra le principali assolutamente Jeffree Star, Anastasia, Glam Light. Questi sono proprio i tre sul podio. Spero di non dimenticarmene altri, ma sarà sicuramente così. E infatti, come previsto, mi sono dimenticata Huda. Non so sinceramente come io abbia fatto a scordarmene, visto che ha degli shimmer fotonici. Mentre invece per quanto riguarda i glitter in bottino o comunque in cialda, assolutamente gli Heavy Metals di Urban Decay. A parte una colorazione, tutti gli altri li ho tutti quanti. Sono super belli questi qui. E tra l'altro ho anche saputo che in teoria stanno togliendo Urban Decay dall'Italia. Molto bene, invece qui che aumentare i brand ce li diminuiscono. E assolutamente non potevo non menzionare i glitter quad di Nabla. Ve ne ho già parlato in un altro video, sapete quanto io li ami. Mi piace tantissimo proprio il fatto che ci sia al loro interno un mix di glitter sia grandi sia piccoli. Amo la scelta dei colori, mi piace tantissimo come stanno sull'occhio anche senza un primer sotto. Non vanno nelle pieghe, sono fantastici, ve li straconsiglio. Per quanto riguarda le matite, vi straconsiglio questa di Jeffree Star. Questa è nella colorazione Access, che è un verde militare stupendo. Anche a farvi gli swatch nei posti comodi. Io ce l'ho in due colorazioni, queste sono matite super mega morbide. Si sfumano super facilmente e una volta sfumate si settano lì e vi stanno finché non le struccate. Penso che per quanto riguarda gli occhi siamo arrivati all'ultimo prodottino, ovvero il mascara, il Lash Brag di Anastasia. Questo è super bougie, cioè proprio un pack super pesante, vi fa proprio pensare a qualcosa di bougie. Anche come mascara, sapete che io non vado a ricercare il miglior mascara, quello super top, perché tanto mettendo le ciglia finte mi serve solamente per andare ad annerire le mie ciglia. Però questo, già dalla prima volta che l'ho applicato, ho visto che faceva comunque un bel effetto, quindi mi sento di consigliarvelo. Passiamo ora ai prodottini per la base. Inizierei ovviamente dai primer. Vi straconsiglio il Professional di Benefit. Se volete una base super mega flawless, praticamente l'effetto leviga di Photoshop senza filtro, mettete questo primer e lo avete praticamente. L'unica cosa, non vi consiglio assolutamente di utilizzarlo quotidianamente, essendo super mega siliconico va ad occludere i pori e non va proprio bene utilizzarlo nel quotidiano. Infatti a me piace utilizzarlo quella volta ogni tanto, magari per lo shooting, per l'evento, ci sta. Mentre da utilizzare più nel quotidiano vi straconsiglio il Water Jelly di Huda Beauty. Questo sembra letteralmente un'acqua in gelatina, dà una sensazione molto idratante e resta appiccicosino, che è perfetto per andare ad applicare un fondotinta poi. Per quanto riguarda i correttori, è stata una mega sorpresa questo giallo di Jeffree Star per andare a correggere le occhiaie. Perché dico che è stata una mega sorpresa? Perché pensavo che per me fosse troppo chiaro, invece perfetto, mi va a correggere benissimo le occhiaie. Quindi super contenta. Mentre invece come correttore illuminante vi straconsiglio l'Overa Giver di Huda Beauty, che se avete visto altri miei video sapete quanto io ami questo correttore. È praticamente cemento, cioè lo mettete e vi copre tutto.
tutto. Io lo amo, mi piacciono questi correttori molto coprenti. Passiamo ora alle ciprie. Non potevo non menzionarvi la Easy Bake di Huda Beauty. Io utilizzo la colorazione Pound Cake, che è questa più giallina. Non è né quella bianca, ma neanche quella gialla, è quella via di mezzo. Per me è perfetta. E tra l'altro amo la combo cipria e correttore. Un'altra cipria che ho scoperto quest'anno è stata la Pro Filter di Fenty Beauty. Anche per questa, come potete vedere, utilizzo praticamente la stessa colorazione di quella di Huda Beauty, Stella Butter. Bronzer, ovviamente, Huda di Benefit. Va a dare quell'effetto un pochino baciati dal sole. Ce la so anche in questo momento, trovo che dia un effetto super super carino. Come blush ho scoperto gli Everlasting di KVD Vegan Beauty. Questa è la colorazione Fox Glow, è un malva freddino. Anche questo ce l'ho in questo momento. E tra l'altro questo pack è ricaricabile, perché una volta finita la cialda vi basterà tramite questo buchino spingere fuori il prodotto. Mi piacerebbe che facesse tipo anche una più sul marroncino. Mentre per quanto riguarda gli illuminanti, non potevo non menzionarvi Jeffree Star. Ovviamente, cioè, guardate che meraviglia. Sapete che io non amo tantissimo gli illuminanti a effetto naturale. Questi, ragazzi, sono praticamente di glitter. Ovviamente se vi piace un effetto extra. Per quanto riguarda i setting spray, me ne sono piaciuti tantissimo due, ovvero la Holy Mist di Jeffree Star, che sto cercando tipo di utilizzarla con il contagocce perché mi piace tantissimo, veramente. Una profumazione super dolcina, ma proprio mi piace il getto molto delicato. Questo si può utilizzare in realtà anche prima del make up. Praticamente stesso concetto di questo di Jeffree, The Professional Super Setter Benefit. Ovviamente ha la stessa profumazione del primer, è un getto molto diffuso, quindi non vi va a rovinare la base, ma va a rendere il tutto più omogeneo, va tipo a togliere l'effetto polveroso della cipria. Arriviamo ora all'ultima categoria, ovvero le labbra. Tanto ormai lo sapete tutti che io sono super innamorata dei Melted Matte di Too Faced. Ora ho portato questa nell'edizione limited del 2021, ma comunque in generale i Melted Matte mi piacciono tantissimo, sia per le profumazioni sia per la sensazione che danno sulle labbra. Comunque di super idratato, restano molto elastiche e non vanno a seccare le labbra. Stanna Lip Paint di Fenty Beauty e ovviamente Jeffree Star. Questi sono praticamente i miei tre brand preferiti per quanto riguarda le labbra. E sempre di Jeffree Star mi piace tantissimo anche la matita labbra, a parte che ha un pack anche questo super bellissimo. Questa è nella colorazione Unicorn Blood. Riuscite a percepire quanto sia morbida e scrivente? Io amo queste matite che possono, volendo, essere utilizzate anche da rossetto, tanto che sono morbide. E nulla, raga, siamo giunti alla fine del video. Fatemi sapere se tra questi prodottini c'è anche qualcuno dei vostri preferiti, o anche se magari c'è qualcosa che a voi proprio non è piaciuta assolutamente. Io come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù nell'info box, perché lì troverete tutti quanti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. Io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!